Salve, eccoci alla rubrica Le vostre richieste, questa volta però versione navette. Allora, come promesso, io in questo tutorial vi spiegherò l'esecuzione di questo paio d'orecchini. È una richiesta che mi è stata fatta da Daniela Puglisi e io, come promesso, andrei a spiegare per chi ha voglia di riprodurli, di capire com'è il funzionamento e l'esecuzione di questo paio d'orecchini. Allora, innanzitutto vorrei dire che questa tecnica è un Ankars basico, ma un Ankars. L'Ankars è una tecnica introdotta dalle ragazze ucraine nell'ultimo paio di decina d'anni, che praticamente crea queste sovrapposizioni di chiacchierino su più livelli. Noterete che questa chiocciolina ha dei cerchi concentrici che si sovrappongono uno sull'altro. Questa è proprio la classica caratteristica dell'Ankars. C'è una tecnica particolare per eseguire questo tipo di lavorazione e adesso nel rifacimento degli orecchini andremo a scoprire quali sono le basi dell'Ankars almeno. Inoltre c'è anche un'altra novità su questo paio d'orecchini. Da una prima lettura delle spiegazioni che mi sono state inviate da Daniela, io avevo supposto che praticamente il nodo base del chiacchierino fosse il classico doppio nodo, composto dal mezzo nodo A e il mezzo nodo B, tant'è vero che, come vedete, in questi orecchini io ho inserito il nodo classico, il doppio nodo classico. Mentre invece, da una lettura più attenta, mi sono resa conto che il nodo che viene eseguito è quest'altro, e senz'altro non vi sfuggirà, la diversità delle due lavorazioni. Come potete notare, questa, essendo fatta, anche se è stata fatta con un filato più sottile, comunque ha una profondità diversa rispetto a questa. Perché questo nodo, poi si vede anche dallo spessore, ha questo zigzag, lo vedete molto più profondo. Se voi guardate quest'altro, è decisamente meno profondo. Forse lo vediamo con più decisione in quest'altro paio d'orecchini, che hanno uno spessore simile a quello. Ecco, vedete? Vedete come lo spessore è decisamente più profondo. Questo zigzag è molto più profondo rispetto a questo. Ed abbiamo a che fare con filati uguali, ed in effetti non è un problema di filato, ma è proprio un problema di nodo, di esecuzione del doppio nodo. In questo caso c'è una successione di due mezzi nodi A e due mezzi nodi B di seguito a formare un doppio nodo, e poi di nuovo due mezzi nodi A, due mezzi nodi B a formare il secondo doppio nodo, e così via, creando delle lunghe catene. Quindi in questo caso il doppio nodo è formato da quattro movimenti anziché due, come quelli che vedevamo in precedenza. Comunque non vi preoccupate, perché questo discorso lo andiamo a vedere immediatamente iniziando a lavorare il nostro paio d'orecchini. Diciamo, nel montaggio degli orecchini ci sono anche degli altri elementi che però io mi proponevo di eventualmente di andare a vedere in un tutorial separato, perché altrimenti diventerebbe troppo lungo questo tutorial. Infatti io qui, nella parte relativa al perno che va al lobo, ho inserito una stella. Questa copertura non è altro che una copertura del perno. Vedete, il perno con la farfallina, e questo perno ha una base piatta che praticamente, ecco, ve lo faccio vedere senza copertura. È questo, è una
prodotto di Hobby Perline, praticamente ha una base piatta, sferica, su cui è agganciato questo perno, e il perno è l'unica parte che fuoriesce dall'incastonatura di perline che io ho pensato di creare per ricoprire questo perno. Allora, questa struttura in realtà è un progetto base di Sara Spoltore. Io magari vi metterò il link del suo video, che è sempre piacevolissimo da vedere perché lei è bravissima, io la seguo sempre con molto interesse. La tecnica base è la sua, poi dopo io mi sono distaccata un po' dal progetto base inserendo delle altre punte e creando questa sorta di stella, quasi una rosa dei venti, insomma, che poi eventualmente vedremo in un secondo tutorial. E questo è, si tratta di un peyote circolare, neanche tanto difficile da fare, insomma, poi se vi interessa lo possiamo vedere. Poi ci sono questi anellini non sferici, sono ovalizzati. Molto, molto eleganti, molto carini, sempre un prodotto di Hobby Perline, al quale ho agganciato il perno che va al lobo e la perla che io ho inserito nella parte bassa del mio orecchino, che non è altro che una pietra dura, è un'agata colorata a forma di cuore, con delle trasparenze, delle intrusioni molto belle, mi piacciono tantissimo. È lo stesso un prodotto di Hobby Perline, ci sono dei fili di perle, tutte una diversa dall'altra, veramente bellissimi, che diciamo per fare una serie di orecchini si prestano moltissimo ad essere poi abbinati a tutti i colori di cotone che preferiamo, ecco. Inoltre io ho inserito all'interno della struttura dell'orecchino, due perline da 4 mm di perle di vetro cerato e alcune perline utilizzate come distanziatori di 8-0 dorate. Della colorazione Permanent Finish Galvanized Starlight, che poi è la stessa colorazione, sempre made Hobby Perline, che io ho utilizzato per la mia stella che va a copertura del lobo, diciamo, del perno che va al lobo. Dunque, anche qui si tratta di un'agata colorata con delle sfumature molto belle, e quindi io poi pensavo eventualmente di abbinarci questi cuori o questi più sul viola, oppure questi qui. Vediamo, adesso poi dopo vedrò come è meglio l'inserimento migliore, insomma. Niente, possiamo partire, iniziamo a vedere il funzionamento di questa lavorazione. Dunque, ultima cosa che vi volevo dire è che nel progetto iniziale queste due chioccioline erano inserite in modo diverso. Allora, avrete notato che le dimensioni delle due chioccioline non è identica. La prima ha un numero e una dimensione di cerchi inferiore rispetto alla seconda, e nel progetto iniziale erano esattamente posizionate in modo opposto, cioè la grande era sopra, la piccola era sotto. Io però trovo che questa sistemazione sia molto più equilibrata e più graziosa, quindi ho messo la chiocciola grande nella parte bassa a cui poi andrà appeso il cuore, e la parte di chiocciola più piccola nella parte alta. Bene? Allora, io ho già caricato le navette. Sapete bene come vanno caricate, quindi è inutile ripetere, no? Cominciamo con il cerchio più piccolo. Il cerchio più piccolo ha queste caratteristiche.
12 doppi nodi, un pippiolino al quale verrà agganciato con una modalità particolare questo gruppo di perle e poi inseriremo l'attache per bloccare la cappiolina nella parte apicale in modo tale che possa accogliere in un secondo momento il cerchietto e la stella che incastona il nostro perno. Ok? Quindi per ora li lasciamo in questa posizione, poi al momento in cui avremo realizzato il perno lo andremo a inserire con una semplice pinza, con un'operazione molto semplice, insomma. Quindi ci sono 12 doppi nodi, un pippiolino che ingloba queste perline, 3 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, un pippiolino, 6 doppi nodi chiudere. Questo è il cerchio base, quello che vedete sporgere da sotto il gruppo di cerchi che sono sovrapposti sopra. Naturalmente, i due pippiolini che andiamo a fare su questa parte laterale del cerchio saranno poi quelli che agganceranno i due cerchi successivi che verranno lavorati in sovrapposizione al primo per creare questa struttura Ankers. Vedremo poi in che modo e con quali modalità. Dunque, io il primo orecchino l'ho già fatto, semplicemente per spiegare anche un'altra problematica di questi orecchini. Come vedete, questi orecchini hanno un verso, sono uno speculare dell'altro, vedete? Quindi io, se in questo primo orecchino, facendo il primo cerchio, avrò iniziato a lavorando i 12 doppi nodi, un pippiolino che contiene il gruppo di testa delle perline, 3 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, un pippiolino, 6 doppi nodi, è evidente che dovendo fare l'altro cerchio che è speculare a questo, dovrò iniziare non più con i 12 doppi nodi, ma con 6 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, un pippiolino che contiene il blocco di perle del perno e 12 doppi nodi semplici. Ok? Quindi per chiarire questo passaggio io mi sono premunita e ho fatto anticipatamente il primo orecchino in modo tale che così sia chiaro questo passaggio. Quindi ripetiamo. Mentre qui per partire ho fatto 12 doppi nodi, un pippiolino e via dicendo, adesso in quest'altro orecchino farò prima 6 doppi nodi, un pippiolino, 6, 3 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, 12 doppi nodi, ok? Quindi partiamo. Allora, vediamo innanzitutto come si esegue il doppio nodo in questi orecchini. Allora, questo doppio nodo prevede quattro movimenti, quindi mezzo nodo A, un secondo mezzo nodo A, quindi due, un primo mezzo nodo B, quindi tre, e un secondo mezzo nodo B, quindi quattro. Questo è il doppio nodo e vedrete già da questo primo doppio nodo come la profondità è diversa da quelli che siamo abituati a vedere, è molto più profondo e è molto più grande e crea diciamo una decorazione decisamente accattivante rispetto all'altro. Quindi ripetiamo, mezzo nodo A, 1, di nuovo mezzo nodo A e 2, mezzo nodo B e 3, secondo mezzo nodo B e 4. Ecco, ora li vedete, ne vedete due, uno di seguito all'altro e noterete senz'altro come questo zigzag prende forma, prende volume e crea una decorazione decisamente più profonda rispetto all'altro. Quindi procediamo, facciamo il primo gruppo di 6 doppi nodi, ne ho fatti due, quindi procediamo con gli altri. Mezzo nodo A, mezzo nodo A, mezzo nodo B, 3.
e 6. Fatti i primi 6 doppi nodi, vedete com'è la lavorazione, com'è ricca, com'è voluminosa, vedete? Molto interessante, una tecnica molto interessante. Facciamo il primo pippiolino per l'ancoraggio dei cerchi che sovrapporremo a questo, quindi mezzo nodo A, secondo mezzo nodo A, primo mezzo nodo B, secondo mezzo nodo B, primo doppio nodo 1. E 3. Facciamo il secondo pippiolino col primo mezzo nodo A, secondo mezzo nodo A, primo mezzo nodo B, secondo mezzo nodo B, primo doppio nodo, diamo filo alla lavorazione, scusate. Quindi primo doppio nodo e ecco, fatti la prima metà di nodi relativi alla prima parte del cerchio. Riepilogando 6 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, un pippiolino, 3 doppi nodi, dobbiamo procedere all'inserimento del blocco apicale che aggancia la cappiolina, che poi avrà in testa il perno che va al lobo. Quindi dobbiamo prendere ago e fili sottili, come abbiamo sempre fatto. E dobbiamo inserire nell'ordine prima la perla da 4 mm di vetro cerato e poi la perlina Toho dorata. Vanno messe prima le perle che vanno in un secondo momento e viceversa, quindi vanno inserite al contrario rispetto diciamo all'inserimento. Dopodiché prendiamo le due perline con la mano sinistra, passiamo l'ago sotto il filo di lavorazione, inseriamo una seconda volta all'interno delle perline e abbassiamo le perline accostandole ai nodi. L'ho fatto velocemente perché è un passaggio che abbiamo visto e rivisto, quindi inseriamo poi l'attache per dimensionare la nostra cappiolina. Aggiustiamo il filo che va in esubero, che va eliminato, e proseguiamo con la lavorazione del nostro cerchio. Dobbiamo procedere con la seconda metà del cerchio, che è composta da 12 doppi nodi, quindi primo mezzo nodo A, secondo mezzo nodo A, primo mezzo nodo B, secondo mezzo nodo B, primo doppio nodo 1 e 12. Adesso chiudiamo il cerchio. Aggiustiamo un pochino il lavoro, sistemiamo i pippiolini. Questo è il primo cerchio del nostro orecchino. Ora dobbiamo fare un cerchio leggermente più piccolo, che prevede 9 doppi nodi, aggancio in questo pippiolino più in alto, 9 doppi nodi e chiudere. Quindi facciamo il cerchio sulla mano sinistra, mezzo nodo A, 2 volte, mezzo nodo B, 2 volte, primo doppio nodo 1 e 9. Dopodiché sormontiamo i nodi appena eseguiti al lavoro del cerchio precedente,
e inseriamo l'uncinetto sul primo pippiolino verso l'alto del cerchio precedente. Agganciamo il filo di lavorazione all'interno del quale facciamo passare la navetta. Dopodiché riportiamo al proprio posto il filo, tentiamo lo scorrimento. Il filo scorre, quindi il lavoro è stato eseguito in modo esatto. Possiamo procedere con la seconda metà del cerchio con 12 9 doppi nodi, quindi mezzo nodo A, mezzo nodo A, mezzo nodo B, primo doppio nodo 1 e 9. Chiudiamo. Sistemiamo il lavoro. Ecco, fatto il secondo cerchio, possiamo procedere col terzo cerchio. Il terzo cerchio prevede un gruppo di 6 doppi nodi, ancoraggio nel pippiolino rimanente, questo qui che sta nell'anello di base, che viene preso attraversando l'anello precedente, in questo modo così. Dopodiché, dopo l'ancoraggio, 6 doppi nodi, chiudere e dopo vediamo come si inserisce il blocco di perline che vediamo qui alla base, che va incastonato all'interno dell'ultimo cerchio della prima chiocciolina. Quindi partiamo con i primi 6 doppi nodi. Facciamo il cerchio sulla mano sinistra, mezzo nodo A, di nuovo mezzo nodo A, mezzo nodo B, di nuovo mezzo nodo B, primo doppio nodo 1 e 6. Accostiamo i nodi al gruppo già lavorato e tiriamo fuori il pippiolino che ha sulla base, sul primo cerchio di base ancora libero. Accostiamo il filo di lavorazione, tiriamo fuori la cappiolina, inseriamoci dentro la nostra navetta, dopodiché riportiamo al proprio posto il filo di lavorazione. Tentiamo lo scorrimento, se il filo scorre, la manovra è riuscita. Procediamo con il secondo gruppo di 6 doppi nodi. 1, 6. Adesso divarichiamo il punto centrale del cerchio, le due metà dei nodi, le divarichiamo e tiriamo fuori il filo che scorre attraverso i nodi, in questo modo. Dopodiché prendiamo il filo dell'ago sottile e inseriamo la tora dorata, la perla di Giada. Volevo sottolineare che all'inizio del video ho detto che si trattava di agata colorata, invece è Giada colorata, sempre prodotto di Hobby Perline. Una colorazione viola multicolor perché è un filo di perle sfumato e un tondo da 8 mm. Dopodiché inseriamo l'ago da perlinatrici all'interno della cappiolina che si è venuta a formare e di nuovo nelle perle che stiamo montando. Insomma, questa fase la faccio un po' più velocemente perché l'abbiamo già vista numerose volte, quindi
ritengo che non sia il caso di insistere, insomma, credo che sia abbastanza chiaro. Ecco, passo la navetta, dopodiché faccio passare le perle nell'altra parte del filo e rimetto al suo posto il filo che scorreva tra i nodi per consentire la chiusura del cerchio. Ed ecco la prima parte del nostro orecchino conclusa. Ora vedete? Speculare a quella che abbiamo già eseguito. E ci vediamo tra pochino per la seconda parte.